Mi piace a volte fare del buon digiuno telematico. Così, stare lontano dallo smartphone per qualche minuto. Ah, ma è bello non andarci al gabinetto. Stare lontano da questo attrezzetto che ci connette è un po' un'avanguardia, no? Riuscire a non raccontare la propria vita agli altri sui social per 8 minuti è da fighi. Dire a qualcuno: guarda, oggi sono in un posto dove non prende, oggi non potrò scaricare la posta. Ma forse il digiuno telematico è ancora troppo lontano dalla nostra testa. Io la lontananza dallo smartphone me la immagino come alcuni artisti incompresi quando arrivarono in Italia, alcune avanguardie che non si capivano. A Roma magari la gente andava a vedere i quadri di Fontana al museo e diceva: guarda sti pezzi di merda, che cazzo hanno fatto alle tele, ma sono dei cafoni, sono. Ma tutte tagliate, sti delinquenti, sti schifosi, sulla Roma. Ecco, la dieta del wifi allora è come un artista incompreso a Roma. Non siamo ancora pronti, non ce la facciamo. Il like è alla base della nostra vita. Il like, uno strumento così potente che non puoi più permetterti di utilizzarlo a cazzo come facevi una volta. Quando uscì Facebook, i primi social, mettevi like, che mi frega. Adesso no, adesso devi farlo con giudizio. C'è chi per un like di meno o di troppo ti toglie il saluto. Combinano dei pasticci questi architetti dei like. Sì, loro me li immagino su questi tavoli a compilare col goniometro tutti i loro report settimanali, l'andamento della propria vita giudicato sui like. È molto pericoloso. C'è gente che combina veramente delle sciocchezze, dei pasticci. C'è chi, per carità, cambia la foto del profilo, non succede niente, ma c'è chi stermina la famiglia, sposa Sara Tommasi. Tu pensi che il tuo like passi inosservato, che non farà la differenza, invece loro sono lì, gli architetti dei like, ad aprire quella tendina mostra altri commenti per controllare che ci sia o meno il tuo like. Io metto un sacco di like per timore di ritorsioni, per paura di quelli che ti telefonano e ti dicono: non l'hai visto il mio post? Non fai lo sharing? Non lo condividi? No. Perché non posso scegliere? Il like per timore di ritorsioni, è un like di falso affetto, una specie di like a prescindere, un like che vuol dire: ok, amico mio, ti voglio bene, qualsiasi merda tu posti su internet, io sono con te, anche se posti un brano degli Slayer o il discorso di Prodi alla fiera del fumetto di Casal Pusterlengo, tu per me sei il migliore. Like. Io non posso mettere un like su i post coi cagnolini travestiti da neonato, con le tutine, o coi post con le ragazze, quelle silhouette di donne che guardano il tramonto, con frasi in sovraimpressione sempre attribuite a Jim Morrison. Il cuore di chi ama vive per sempre. Jim Morrison. La gelosia è la bellissima spina nella rosa dell'amore. Jim Morrison. Quando vedo post di questo tipo, io non ho più rispetto per l'essere umano e vorrei che esistesse quel bottoncino lì che dico Facebook con quei grafici di merda che ha. Ma perché non ci ha pensato? È un emoticon a forma di catena del cesso, con la catenella anche, un po' retro, vintage. Magari anche con l'effetto sonoro. A quel punto, questa catenella la si potrebbe anche usare per coloro che ancora si ostinano a inviare catene di Sant'Antonio su WhatsApp.
Se invii questo cuore ad altre 10 amiche alle quali vuoi bene, tra 3 ore e 15 minuti si avvererà un tuo desiderio. Io l'ho provato. Funziona. Te la do io la catena, imbecille. L'amore è l'incontro tra due persone scritto sul muro del destino. Jim Morrison. Arianna ti ha inviato uno sciacquone. Vuoi scaricarlo ora?